Life as a B-Movie, la vita come un film di serie B, la vita di Piero Vivarelli, nasce da un incontro con Piero Vivarelli che ho avuto anni fa per un'intervista, e dopo avergli fatto le mie domande di rito per il documentario che stavo facendo su all'epoca Mussolini, Il corpo del Duce per il Luce, sono uscito dopo 3 ore di racconti infiniti sul cinema, sulla musica italiana, il rock, Celentano, Mina. Dico, quest'uomo è un pozzo di conoscenze, di informazioni sulla cultura italiana, sull'Italia, la storia dell'Italia. È un peccato limitarsi a fare una breve intervista. Poi, essendo molto amico del figlio del fratello, cioè Nick Vivarelli, giornalista di Variety, mio amico, ho proposto, ho detto, facciamo un documentario su tuo zio, e così l'abbiamo fatto. L'abbiamo strutturato come un'indagine poliziesca, come in genere faccio i documentari, nel senso che non sapevamo più di tanto, neanche Nick, che è parente, conosceva a fondo la figura di suo zio, perché a parte il fatto che è così variegata, ha fatto così tante cose che non le conosceva a fondo. E comunque abbiamo cominciato raccogliendo le interviste, abbiamo cominciato 5 anni fa, Piero era già morto da 3 anni, però io avevo un'intervista mia, poi ci siamo fatti dare delle interviste da Steve Della Casa, Luca Rea e Manlio Gomarasca, che sono grandi cultori di B-Movies, grandi cultori di Piero Vivarelli, e avevano queste lunghe conversazioni più che interviste con Piero. Ce le siamo fatte dare e abbiamo cominciato a spezzettarle, e poi abbiamo cominciato a spezzettare i film di Piero, che sono stati tantissimi, di tanti generi diversi: Musicarelli, Mina, Chet Baker, Celentano, Rita Pavone, Totò, poi Django, film western, l'ha scritto lui insieme a Lalli Rossetti, e poi erotico, esotico, eccetera. Cominciando a spezzettare le cose e cercare di dare un senso al racconto che Piero stesso dava dei suoi film, abbiamo scoperto che la vita di Piero entrava nei film proprio fisicamente, nel senso che lui aveva una moglie, ma aveva anche un amante, andava a fare un film a Berlino, oggi a Berlino, e aveva dato una parte alla sua amante dell'epoca, dicendolo alla moglie, che era molto onesto in questo, non nascondeva, e poi si è innamorato della protagonista del film, quindi aveva 2 amanti nello stesso momento, e quindi abbiamo giocato su questi rimandi della vita di Piero, che poi appaiono nel film, la moglie e l'amante con il protagonista del film, e così via. Tutti i film di Piero, fino al penultimo, uno degli ultimi film di Piero, che si chiamava Nella misura in cui, che è un film addirittura autobiografico, in cui c'è l'attore che interpreta Piero Vivarelli e racconta della sua vita. Non sono sicuro che non ci sia più il B-Movie. In realtà c'è, grazie a Dio. Io sono un B-Movie director, io vengo da Horror Movies, ho fatto film di paura che qualcuno può conoscere, La casa 4, La stanza accanto, Voci notturne, Thriller, B-Movies, Horror, eccetera. E non è che non ci sia più, c'è ancora, è che non c'è più il cinema. Realmente, nel senso che le serie Netflix, Amazon, no? Tutta questa serialità televisiva di grandissima qualità ha un po' asciugato quella che era l'uscita in sala, per cui i film che escono in sala sono molto di meno, e quindi se prima uscivano, come dice Umberto Lenzi in una bellissima intervista del nostro film, negli anni 60-70 uscivano, facevano 300 film l'anno gli italiani, e quindi di questi 300 c'erano i western, c'erano i sexy comedy, c'erano gli horror, eccetera. Adesso i film sono molto di meno, quindi sul numero più limitato ci sono anche meno horror. Yeah.